Radio Vacanze. Gianluigi Leoni. E benvenuto, bentornato, questa è Vacanza alla Radio, io sono Gianluigi Leoni e questo è il podcast radiofonico che ti porta nel mondo del turismo ogni mercoledì alle 19.30 in diretta dagli studi di Radio Vacanze. Ma oggi, visto il momento molto particolare, noi siamo ben felici perché sia Enrico e io sono qui negli studi della radio, ma lui è a casa come tutti. Abbiamo veramente fatto qualcosa di particolare, siamo andati a disturbare il nostro collega a New York, addirittura apriremo il collegamento con New York, ma lui è lì a casa, nella bellissima zona di Roma che è il Villaggio Prenestino. Ciao amici, ciao a tutti, grazie Enrico di questo super mega collegamento, un abbraccio ai nostri amici del Villaggio Prenestino. Vi ricordo che questa sera parleremo, carissimi, appunto con il nostro collega a New York, vi racconterò un attimino come stanno le cose, poi vi porterò in Giappone con la nostra blogger Maria Grazia del Godi di la Vita, e poi avremo Veronica Perseo, grande protagonista della musica italiana, della squadra di Luigi Mosello, già partecipato al programma televisivo Tale Quali, interpretando appunto Lady Gaga, e poi avremo ancora ovviamente Enrico, che finalmente interverrà per parlarci un po', e ancora la nostra amica Claudia di Archi Augustus per raccontare le origini di alcuni piatti romani e presentare il suo programma che è in onda già da domani alle 15, e poi ancora non finanti Alberi in Periferia, una bellissima iniziativa. State qui con noi perché sarà veramente divertente. Ti ricordo che c'è la possibilità di parlare con noi scrivendo al numero della redazione, che è il 320 46 87 503, e io leggerò i vostri messaggi WhatsApp in diretta. Intanto faccio i miei saluti a un collega, un comandante di Alitalia, carissimo amico Clemente, che so che è in volo da qualche parte del mondo, e io intanto proverò. Arrivano anche i saluti dall'Egitto, da Ayman, ciao carissimo. Veramente siamo tanti. Radio, chi non ha mai avuto l'opportunità di ascoltare Radio Vacanze, ti ricordo che puoi andare direttamente sul nostro sito www.radiovacanze.com, curato anche da Enrico, non ve lo dimenticate, carissimi amici del Villaggio Prenestino. Praticamente c'è un bellissimo pulsante grande, grosso, proprio non ti puoi sbagliare, con scritto podcast, con ben 205 puntate che raccontano tutto il mondo, l'Australia, le crociere, la biglietteria aerea, c'è veramente un mondo. Il tempo ce l'abbiamo, stiamo a casa, ascoltiamo Radio Vacanze. Ti puoi iscrivere anche dal canale Telegram, c'è un bellissimo bottone, clicchi Telegram, lo prendi e praticamente sei sempre in contatto con noi. Ti ricordo anche la nostra email radiovacanze@gmail.com, e ancora un'altra chicca veramente bella: Enrico sta preparando i corsi di fotografia con cellulare, ma di questo ce ne parlerà proprio lui. Io intanto provo a chiamare, voi andatelo a vederlo sulla sua pagina Facebook di Nicola. Nicola è la guida con le scarpe gialle a New York. Ragazzi, è qualcosa di particolare, vi sto per mettere in contatto, sentite lo squillo internazionale. Nicola vive a New York ormai da tanti anni. Ciao Nicola, benvenuto, come ciao. Stai? Come state voi? Benissimo, intanto ti invito a fare i saluti ai nostri amici del Villaggio Prenestino e di Enrico il Fonico, che sta trasmettendo la nostra voce a tutto il quartiere. È fantastica questa cosa stasera. Fantastico, ciao Mister Fonico e ciao a tutto il Villaggio Prenestino. Che bello, vedi che noi qui alla grande, nonostante il periodo che ci accomuna come sempre, ma da bravi italiani, con la giusta prevenzione, ma facciamo comunque il nostro lavoro senza fare allarmismi, vei falsi, no? Com'è anche da te a New York?
Guarda Gianluigi, a New York la situazione sta diventando seria, nel senso che il sindaco sta pensando addirittura di chiudere la città. Certo. E ieri aveva detto che avrebbe preso questa decisione nelle prossime 48 ore, quindi ce la aspettiamo tra oggi e domani. Quello che mi dispiace è il grosso allarmismo che è stato fatto qui su New York, che purtroppo è molto distante dalla realtà. C'è una nota influencer che sta parlando di aver lasciato la città perché in preda agli spaventi, perché in preda la città sarebbe invasa dai delinquenti. In tipo, realtà la città è tipo i guerrieri della notte, insomma, vabbè. Stiamo tranquilli, certo, va bene, bisogna fare attenzione. Tutte queste misure sono state adottate con l'idea di evitare il grosso contagio, perché in una città che ha 9 milioni di abitanti, se succede una cosa del genere, è un casino. Appunto, allora l'Italia ha fatto scuola anche in questo, via, diciamo, siamo stati previdenti, sì. E non è finalmente qualcuno si è accorta che, come abbiamo sempre detto noi, gli italiani sono veramente all'altezza della situazione. Vabbè, noi lo sappiamo benissimo, se pensiamo che in questo momento stiamo parlando io, te a New York ed Enrico riflette tutto nel suo quartiere, dunque come vedi poi le persone di valore ci sono. Ma non per niente abbiamo un sindaco che di cognome fa Di Blasio, che è originario del Molise. Ah, ecco, appunto. Del Molise. E comunque, vedi, è qualcosa veramente di particolare. Senti, noi ovviamente stiamo preparando tutto per l'estate, no? Per vivere un'altra volta le passeggiate a Central Park. Te riporterai anche tu a spasso un po' per la New York vera. Ma io mi auguro di portarli a spasso per la New York vera, anzi mi auguro che questa sia proprio un'occasione di scoprire la New York vera, dopo essere stati forzati, chiusi in casa, e quindi chi ha voluto si sia informato sulle bellezze della città che stanno oltre i luoghi iconici e lo stesso Central Park, si abbia voglia veramente di New York, non come dico io la New York da ansia sociale, quella dove farsi due selfie per far capire a tutti che ci siamo stati, ma veramente, veramente una città. Come a Roma c'è molto di più che Piazza San Pietro e il Colosseo, molto di più. Vi ricordo, carissimi amici all'ascolto, a tutti quanti, che io e Nicola abbiamo girato due interviste, le trovate sul canale YouTube della radio, di Radio Vacanze, dove praticamente Nicola racconta in più di 40 minuti la sua città, la New York, che dove è stato adottato, perché lui le sue origini da buon toscanaccio non l'ha perse. No, io sono nato e cresciuto a Firenze. Perciò, ovviamente nella parte buona, dicevamo noi. E comunque adesso viva appunto a New York, fa la guida, fa questo per professione. Vi ricordo ragazzi che Nicola è una guida certificata, abilitata dalla città di New York, non è il famoso ammucchia tutti e vai, no? Sì, c'è un esame da fare, un esame che ho fatto, una licenza che si rinnova ogni 2 anni e quindi ho già rinnovato per la terza volta. Sì, è una procedura molto strict, come si dice, molto, molto ben dettagliata. Ho fatto tutto e sono una guida abilitata. Esatto, ed è possibile vedere anche tutto quello che fai attraverso la tua pagina Facebook. Io vi invito ad andarla a visitare perché vale comunque la pena, e poi sapere dove si va, no? Così come facciamo noi qui quando vengono negli studi di Radio Vacanze, a far vedere la programmazione, quello che succede, cosa fare in base al tempo, perché è importante anche quello, giusto? Assolutamente, poi questa è una città che ha tutto, quindi come quando si entra in una biblioteca e non si sa cosa si vuol prendere, il rischio è quello di venire subissati dalla grandissima offerta che ha, quindi avere le idee chiare, voler sapere esattamente come la si vuole sperimentare la città, e poi è tutto un piacere, chi vuole venire per me sarà un piacere. Ah, come no, ci mancherebbe altro. Allora diciamo questi 30 secondi, fai benissimo i saluti ad Enrico, agli amici qui italiani, e un invito a venire a New York. Quindi ancora un grande saluto agli amici del Villaggio Prenestino, a tutti coloro che stanno seguendo questa trasmissione su Radio Vacanze, ovviamente al nostro fonico che ha permesso di diffondere in tempo reale la nostra voce in diretta su tutto il quartiere. Mi raccomando, la salute
prima di tutto, facciamo le cose in modo da evitare che tutto questo si sparga ancora di più, dopodiché sarà soltanto un ricordo, avremo ancora più voglia di scoprire il mondo e se vorrete scoprire una parte della grande mela, io sono qui a mostrarvela. E grazie ancora Gianluigi per darmi sempre questa possibilità. È un piacere, chiarissimo amico mio, saluto la tua famiglia a New York. Io ti lascio con un bravissimo cantante, un tenore napoletano, Giuseppe Gambi, con L'amore vincerà, cantata anche nei suoi concerti a Central Park. Dunque, meglio di così, come la vedi? Chiudiamo in bellezza. Fantastico, come dicevano i nostri antenati latini, amor omnia vinci. Come sempre. Ciao, grazie ciao, a te, ciao a tutti. Ciao. Il mare oggi non mi dice niente, non mi ispira i sentimenti, ai colori sono andati via. Ti seguo sul tuo nuovo cammino, in un'altra direzione da questa vita mia. E io che sono nuvola col vento che mi spinge in questo cielo, non riesco più a fermarmi. E poi lo so che il mondo gira e tutto cambia, ma non riesco a darmi pace ora che tu non sei qui. Aspetterò, non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, l'amore tornerà e un altro bacio vedrà il sole. L'amore tornerà, l'amore ci sarà e mi starà vicino come un angelo. Che non posso rinnegare mai, profumi intensi, viste gli orizzonti di paesi assai distanti, ma distanti ora sei tu. Aspetterò, non morirò per niente al mondo. L'amore vincerà, l'amore tornerà, un altro bacio vedrà il sole. Ci sarà il mio destino, non mi stancherò mai. L'amore vincerà, l'amore tornerà e mi starà vicino come un angelo. Fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi @ viaggioevedo.it. Le foto di Enrico. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Buone vacanze a tutto il mondo. Buone vacanze.
E bentornati, questa è la seconda parte del nostro programma Vacanza alla Radio. Ti ricordo che va in onda tutti i mercoledì in diretta qui dagli studi Radio Vacanze e puoi ascoltarlo direttamente dal nostro sito www.radiovacanze.com, che è la nostra casa. Trovi il modo per parlare con noi attraverso i messaggi Facebook diretti, puoi iscriverci a radiovacanze@gmail.com e poi ascoltare tutti i nostri podcast. Non solo, puoi scaricare le applicazioni per Apple e per Android e da lì appunto in macchina, al supermercato, dove vuoi, ti facciamo compagnia. Ci sono più di 205 puntate per te, perché puoi non stare mai da solo. Bene, allora andando avanti, dopo New York ovviamente passiamo dall'altra parte dell'emisfero, perché ovviamente abbiamo i nostri esperti un po' da tutto il mondo. E la settimana scorsa la mia amica, e adesso sarà anche vostra, il blogger di Godi della Vita, Maria Grazia, è stata in Giappone, è tornata a conoscere appunto questa nostra realtà e ovviamente ci fa piacere. Ciao, benvenuta su Radio Vacanze. Ciao, caro. Ti do il benvenuto anche da parte degli abitanti del villaggio Prenestino, che si sono in ascolto, ed Enrico, che è riuscito a collegare tutto. Dopo New York, il Giappone. Bella questa accoppiata stasera. Ma che roba, da una parte all'altra del globo. Ma Radio Vacanze fa questo, voglio dire, non è che vende solo pacchetti, far vedere pure che le cose le conosce, insomma, no, voglio dire, no, diamo valore alle persone. Allora, ragazza, com'è stato il tuo, in questo, noi spieghiamo agli amici che faremo due interventi con te insieme a un intervallo musicale. Ovviamente, Mitico Gaudenzio. Ti ricordo che, ecco, appunto a breve partirà anche la rubrica, anche tua, della Gazzetta di Gaudenzio, qui ascoltabile su Radio Vacanze. Ogni, scegli giorno, che cos'era il giorno che volevi, il mercoledì alle... Mercoledì, tra le 10.30 e le 11, dobbiamo ancora stabilirlo esattamente, ma... siamo là, tutti i mercoledì alla grande si trocca. Dunque, nella sezione podcast, che poi sono i programmi direttamente dal sito della radio, trovate la Gazzetta di Gaudenzio con tutti i racconti di Maria Grazia, che appunto nella sua missione, è una missione che ha in questo mondo, è goditi la vita. non è cosa da poco. Allora, far godere la vita, dobbiamo farlo per forza, abbiamo questa missione. Poi da quando c'è Enrico, che ormai forse molti non lo sanno, prendo questo proprio secondo, Enrico è anche stato il produttore e il montatore del video clip della nostra Cosetta Gilli, un bravissima soprano che ha cantato per l'imperatore cinese, pensa. Fantastico, bravissimo Enrico. Enrico è bravissimo, niente da dire. Allora, a noi, com'è stato il tuo viaggio in Giappone? Raccontaci qualche prima ricca. Sorprendente. Il Giappone, ma soprattutto Tokyo, la città delle metropolitane o treni che dir si voglia. Ne ha più di 18 linee e io onestamente devo ancora capire quali fossero le metropolitane e i treni, perché effettivamente riprendi qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Scendi in una metropolitana, ti ritrovi su un treno, ed è veramente una città sotterranea. Mi sono stupita quando sono andata a New York e devo dire, non avevo ancora detto niente, che certo. Tokyo è veramente la città delle metropolitane e dei treni. Detto questo, un popolo fantastico. Primo acchito, un popolo fantastico. Anche se non si capisce niente della loro lingua, loro sono di una gentilezza, di un accomodamento, tutto quello che ti fanno capire esattamente come ti fai capire tu, né più né meno. È una destinazione che secondo me si può fare con un minimo di spigliatezza, perché certo questo ci vuole sempre nella vita, ma si può fare tranquillamente, indipendentemente dalla lingua, che sembra così tanto difficile. Certo. Cioè, questa è la prima impressione, la prima botta quando sei arrivata, certo. Anche al tempo del coronavirus. Vabbè, ma loro hanno vissuto come noi, no? Con le solite precauzioni, ma non è che si sono chiusi in casa o ti sono buttati dai grattacieli, no? Hanno fatto le cose come l'hanno fatte. Esatto, anche per loro chiusura di tutte quelle che sono le attrazioni principali, quindi luoghi comunque di aggregazione, sono chiusi anche per loro. Ma loro continuavano tranquillamente la loro vita sui treni, sulle metropolitane, sul loro tran-tran quotidiano di attività, senza nessunissimo problema. Quindi certo. Ristoranti, bar, sono tutti quanti aperti con le dovute cautele. Quindi trovi igienizzante per le mani, lo trovi ovunque, ad ogni angolo della strada, in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato, trovi igienizzanti.
Loro hanno di loro rigore la mascherina, ma è un popolo che la mascherina la usa sempre, comunque. Sì, per rispetto verso gli altri, poi bisogna capire questo, che non è che lo fanno per proteggerci, ma anche per rispettare te in quello che fai. Ricordiamo, ecco, facciamo di qualcosa, abbiamo un minuto prima della pausa, e io direi di fare questo. Diciamo, ecco, tu ci sei arrivata con belle, cioè da Milano, scusa, da Roma, con belle ore di volo, erano circa 12-13, no? Allora, sì, sono state 10 ore e 30 perché avevamo vento di coda, quindi ci è accelerato, e 10 ore e 30 di volo in andata, mentre ben 12 ore e passa di ritorno. Dunque, volo diretto all'Italia, per cui direi comunque comodo, all'Italia bisogna dirlo, santa compagnia di bandiera, molto comoda anche in classe turistica. Sì, no, beh, con i nuovi 777 si vola anche abbastanza. Poi io, che ho avuto il piacere di lavorare appunto 32 anni in quella realtà, posso dirti che insomma una volta si sprecava molto più carburante, gli aeroplani più pesanti. Oggi con i motori che ci sono è veramente la metà di quello che... voli fantastici, sia in andata che in ritorno. Poi ci sono le sedute che sono diverse, no? Essendo, perché molti giustamente non lo sanno, noi che facciamo questo mestiere, sì, le compagnie, a secondo la tratta che servono, la tipologia di passeggero che vola su quella tratta, fanno la seduta a bordo, la famosa configurazione, no? I pitch che danno per le gambe, per le cose. Beh, normale, se tu fai queste cose qua non le avevo notate. Fai anche un altro mestiere. Io, che ho 33 anni di Alitalia, giustamente qualcosa mi sarò anche imparato. Sono piccole chicche che però è buono sapere. Esatto, a me hanno dato effettivamente una bella coperta rossa e un bel appoggino per il collo. Sì, ma è ormai è questa realtà. Però se tu avresti preso una JAL, che maggior parte sono loro, sono leggermente più piccoli perché comunque hanno un'altra configurazione, capito? Ma è fatto proprio, certo. È normale, è logico. Purtroppo se tu devi fare quella tratta, questa è così. E questa è una. Allora, senti, io farei una bellissima pausa con una mia amica, una bravissima ragazza, e come si posso dire, non ti rispondo, è il suo brano, ci tengo a fartelo sentire, e poi andremo anche continuiamo nella nostra chiacchierata, insomma, ecco. Però per il momento qui con la Milly, è bravissima, poi ti racconto, vivo a Milano ed è quella ragazza che ti dicevo che ha lo studio discografico, perciò perfetto, qui per te non ti rispondo per Mimì. Sogno meno la notte, fatico per alzarmi. La 61 ogni giorno che cambia sempre orario. Passami a prendere all'incrocio, mi riconosci dall'abbigliamento sobrio. Viaggio veloce sul mio, motori sulle piazze. Faccio ritardo al lavoro, ma prima caffè latte. Saluto tutti perché pare brutto, ma vi odio tutti come Ralph spacca tutto. Parto senza di te, vado su Marte. Non mi pento di niente se non in parte. Le porto via con me. Sto meglio con me che con false speranze. Sento drin drin, telefono squilla che accollo. Chiama domani che non ti rispondo. Sento drin drin, drin drin, telefono squilla da un giorno. Chiama domani che non ti rispondo. Sento drin drin, suona drin drin, squilla che accollo. Chiama domani che non ti rispondo. Passa il tempo nella city, è già luna piena. Io che torno a casa e sbatti da mattina a sera. Prendo un Big Mac, infilo al Mac Drive. Sopra la car tu, go in my time. Svelo mano, mi pento, mi sento in balia del vento. Se la vita è una giostra, io mi sto divertendo. E penso a quando mi hai detto, sei una tra tanti, ma tra tanti sei meglio. Parto senza di te, vado su Marte. Non mi pento di niente se non in parte. E porto via con me tutte le mie ansie. Sto meglio con me che con false speranze. Sento drin drin, telefono squilla che accollo. Chiama domani che non ti rispondo. Sento drin drin, drin drin, telefono squilla.
suona drin drin. Telefono squilla che accollo, chiama domani che non ti rispondo. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Vacanze. Le foto di Enrico. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. E bentornato, bentornato. Questa è la terza parte del nostro programma. Continuiamo il nostro viaggio con Maria Grazia, il blogger di Goditi la Vita. E intanto la nostra amica Ras Mortis, la mia ragazza veramente bravissima nella nostra programmazione. Lei ha veramente molti molti brani e devo dirvi che è una chicca, una bellissima voce, bella ritmata, e mi auguro che poi con Maria Grazia si incontreranno a Milano, visto che lei lavora e a Milano ovviamente studia ed è veramente una grande professionista. Allora, Maria Grazia al telefono, la regia la sta chiamando, vediamo un po' se la ripeschiamo. Maria Grazia, pronto? Allora, eccomi. Smartis, la nostra amica, la ragazzetta che ti dicevo prima, perché ha 25 anni, tu capisci, no? È veramente una figlia per noi di Radio Vacanze. Ti aspetta, direi proprio di sì. ti aspetta nel suo studio a Milano. Perciò, com'è possibile, andrai a trovarla per registrare le tue bellissime avventure. Bene, Maria Grazia, allora, appena posso, più che volentieri. Ecco, allora, mi danno l'ok via libera, più che altro qua. Ti ricordo di iscriverti alla sul blog di Maria Grazia, a Goditi la Vita, ovviamente, alla sua pagina Facebook per seguire le sue avventure, e ovviamente anche qui potete parlare al 320 46 87 503. Intanto i saluti all'azienda Valentini e dalla nostra carissima amica, lei e suo marito, che ha ospitato il nostro Pullman della Bontà, un'azienda fantastica. I saluti anche da Jasmine al Cairo. Dunque, come vedi, il mondo ci gira intorno, eh? Ma bellissimo, adesso cominceremo di nuovo anche noi a girare intorno al mondo, oltre che farci girare intorno da lui. Basta che prima poi ci faranno uscire da questo buco. Perlomeno non prendiamo nessuno per il naso, e che già è una grande, grande opportunità. Ancora Jasmine dice: continuate così, mi fate compagnia, e noi siamo qua per questo, voglio dire, Enrico dall'altra parte, io di qua, tu di là, in qualche maniera. Allora senti, intanto diciamo che il Giappone ha la stessa nostra latitudine, perciò la temperatura è pressoché la stessa. Esattamente, la temperatura sgarra di 1-2 gradi fondamentalmente, forse in meno sul Giappone, ma abbiamo più o meno lo stesso tempo, quindi se pensate di andare in Giappone in questo periodo, sappiate che è prima anche là, Dunque, può far bello, può far brutto, ma la temperatura è quella che c'è qua. Da vedere tempi, da vedere ovviamente anche i loro, in questo momento sono giusti, ma i loro musei sono da paura, e poi diciamo anche soprattutto che ci vuole almeno 8 notti, 9 notti per vedere qualcosa, altrimenti è tutta una corsa. Direi di sì, io ho centrato questa avventura solo su Tokyo, spostandomi da Tokyo su tre località limitrofe, più o meno da un'ora e mezza, due ore di spostamento, per vedere dei templi belli, per vedere addirittura, siamo riusciti a vedere il Monte Fuji, cosa rara, più unica che rara, e lì siamo riusciti a beccare una giornata bellissima, per cui siamo riusciti anche a vederlo.
ti dico, 7 giorni con 3 escursioni così è tiratina da morire come cosa, soprattutto se è tiratina così che non abbiamo visto musei ni niente. Ora, se ci metti dentro un museo, forse parliamo di almeno 8 notti sul posto, perciò significano almeno fra andata e ritorno 10 giorni, e si può spendere poco prenotando prima il volo, ma comunque è una destinazione che a meno di 2.000-2.200 euro a persona per star bene non te la cavi, corretto? No, non te la cavi, però ecco una cosa da dire importante, a differenza di quello che magari molti pensano, la cosa veramente meno cara in Giappone è il cibo. Vero, questo si lo può cenare e pranzare veramente bene con un unico piatto piuttosto che con due piatti, con una cifra che va dai 10 ai 18 euro. Dunque, benissimo. Allora, tutto questo tu lo riporterai ovviamente nel tuo blog e nella gazzetta di Caudienzo. Io aspetto tutti i tuoi testi per cominciare questa grande avventura. Intanto voglio salutarti, un grosso abbraccio. Ti ricordo, carissima amica, importantissimo, lo dico anche agli amici del Villaggio Prenestino, andate a vedere il blogger Goditi la Vita, entrate in contatto con Maria Grazia, se no scrivete a radiovacanze@gmail.com, ci pensiamo noi a metterti in contatto. Ciao carissima. Grazie, ciao Luigi. Ciao a tutti gli amici di Radio Vacanze. E ciao agli amici del Villaggio Prenestino, è il minimo. Ciao. Assolutamente, assolutamente. Ciao amici. Ciao. Ciao. Vacanze. Ed è giunto il momento dell'artista. Subito la regia chiama la nostra Veronica. Molti di voi l'avranno visto nel programma Tale Quali, nella sua imitazione di Madonna. Ma ciao Veronica, benvenuta, come stai? Ma che tutto bella bene. Voce, ragazza mia, bellissima. voglio dire, noi qui, pensa che il sottoscritto, il conduttore, ha un filo dell'86, dunque puoi capire, no? Voglio dire, quando mi è arrivata la tua scheda, dico, mamma mia, che bello! Poi una bellissima ragazza, vedo che ho letto la tua scheda, vedo che tu hai l'orgoglio di essere anche sarda, se non leggo male. Ragazza. La patria del 151esimo e 152esimo reggimento Sassari, dunque ragazzi non toccateli, lasciate stare i sardi che hanno un orgoglio che come dice veramente si riporta a spasso per tutto il mondo. Sardo. Io ne sono innamorato, il problema della Sardegna è che quando cominci a frequentarla poi ti prende il mal di Sardegna e tu sei in una parte, viva Dio, veramente ancora poco conosciuta da un certo tipo di turismo, perché se fai la famosa 131 l'orientale, no, si dico 130 l'orientale sardo, vai verso Teruada, praticamente vedi dei posti che sono ancora veramente ancora interessanti dal punto di vista, dimmi se mi sbaglio, ma non credo. No è vero, giusto, lo so, infatti che... il sud della Sardegna secondo me va esplorato un po' di più, tutto il Sulcis, verso Carbonia, Isola San Pietro, esatto, il pan di zucchero, sì. Le piscine di Isola San Pietro. Ragazzi, ma sì, qui vedi che vuol dire fare l'agente di viaggio? Ma io faccio l'agente di viaggio, mica faccio il bau bau micio micio qua, ragazzi. Che scherzo. Tu devi vedere, nel luglio dell'82 ero nella tua splendida terra, ero militare a Teulada, e l'Italia vinse i mondiali, fu una cosa eccezionale. Guarda, vabbè, con i sardi, con il padrone di quella specie di non so manco che cos'era, ci abbracciamo. Vabbè, comunque, fantastica, gente veramente unica. Io li adoro, per me è qualcosa di eccezionale. Allora, è una bella terra. Bella terra. Allora, il progetto della tua vita da cantante, qui veramente, voglio dire, nonostante la giovane età, hai già pedalato parecchio, poi l'esperienza. E ho visto che la voce di Lady Gaga, ragazzi, mica da tutti, bisogna avere, come si dice a Roma, la canna per tirarla fuori. Grazie, sì, è stata una bellissima esperienza quella di stare quale, proprio non mi aspettavo niente di tutto quello che è accaduto, proprio neanche di vincere, quindi proprio, cioè, per me è stata l'esperienza più bella e più importante per la crescita personale, anche mi ha dato molta forza come artista per
come si dice, per creare concretamente quello che stavo perseguendo da anni. Cioè, vabbè, ma una persona che si laurea al conservatorio in pianoforte, oh raga, cioè, ci vogliono veramente noi cosiddetti, no? Se no non ne vieni fuori. E ecco, il teatro Ariston con la aiutami di con la Hutchins, pure sì, lei con Michelle, anche quello, allora salire su quel palco che è il palco della storia italiana, della musica italiana, proprio è stato veramente anche ma, lì. Allora, io ti dico questo, Veronica, te lo dico da persona più grande. Tu puoi arrivare a dei traguardi, ma se non ce l'hai dentro dei numeri non ci arrivi. Perciò se Michelle ti ha fatto salire su quel palco è perché ci avevi i numeri per farlo. Perciò è vero che l'opportunità, ma è vero che dentro di te c'era Grazie. Qualcosa. Ma è così nella vita, tu puoi essere no, voglio dire, se sei sciocco sei sciocco, c'è niente da fare, ma se c'hai i numeri, poi quando ti vengono date le opportunità vieni fuori, no? Conta che comunque anche l'impegno fa tanto. Come io no? È una vita, sono 24 anni, per dire che è proprio un impegno e cerco di perseguire questo sogno proprio da quando sono piccolina, non ho mai avuto alcun dubbio, quindi proprio dedico e investo tutta la mia vita per questo. È quello. Speriamo di poter arrivare. Guarda, dove vorrei. Abbiamo un minuto, ma prima del brano, ma ti dico, se tu ti alleni a fare una cosa, diventi bravo in quella cosa. Dunque, se tu ti alleni nello scrivere canzoni, nel fare destino, alla fine sei brava in quello, così come chi sì, sa... beh, certo, la esatto, pratica, bravo, esatto. Il segreto è sporcarsi le mani. E io dico sempre, a me piace molto, io per dire, noi sentivamo i Tazenda ancora quando eravamo ragazzi, no? Sentire quella tonalità, quella passione, quella voglia di metterci dentro e dire mondo ci sono anch'io. Ecco, questo secondo me è quello che farà la differenza nei ragazzi che come te hanno voglia di fare qualcosa. Dunque, meglio di così. Grazie, sì, ma questo sì. È normale, mi mancherebbe. Poi voglio di Sandro Giacobbe, Don Baghi. Oh, ragazzi, voglio dire, mica cantare con Don Baghi ti sembra una cosa di poco. Vabbè, anche con Nicola Di Bari è stato vorrei vedere. Sono esperienze che non dimentichi. No, assolutamente no. Te lo posso dire io come voglio, ma ognuno fa le sue. Noi nel nostro mestiere, io sono stato a sentire il console di Barbados quando è venuto a Roma, perché io ero una delle agenzie su Roma che vendeva quell'isola. Perché? Perché Barbados è un'isola elegante. Ah. Ma ognuno ha le sue, le sue passioni. Certo, esatto. Certo. Ci mancherebbe. Poi ti dico, a me sai che cosa piace del tuo brano? Credo che sia veramente, ecco, vivere a metà. Ecco, non si può vivere a metà, o la vivi o no. È vero, è vero. Purtroppo però ci sono tante persone come la sottoscritta che si sono trovate o si trovano purtroppo ancora in rapporti che magari non riescono proprio a uscirne, non riescono né a dire sì né a dire no, e quindi rimangono in una specie di limbo, che si accontentano, si adattano, entrano in una zona comfort che poi però fa stare male. A voglia, ci mancherebbe altro. Ho scritto questa canzone perché, per me è stata proprio catartica, però certo. L'ho scritta anche per altre persone, perché spero possa aiutarle a uscire a bene da un ne rapporto fuori. Negativo, sì, esatto, perché è importante amarsi e non solo accontentarsi e vivere a metà. Ma io ho scoperto il segreto in 34 anni di matrimonio, sono libero di fare quello che mia moglie dice. Molto semplice. Hai visto? Non è che ci vuole tanto, che dice lei? Ok, va bene pure per me. È così che si fa. Allora, qui ai microfoni di Radio Vacanze, la nostra Veronica Perseo, vivere a metà. Un abbraccio carissimo, ogni mondo di bene a te, alla tua terra, grazie, alla tua famiglia. Come grazie. Si dice? Aiù. Dicevo. Aiù. Ciao, alla prossima. Un ciao. E compromessi, siamo finiti in mezzo ai guai. Non mi chiedere adesso di provare a capire, tu non sei più lo stesso, io non so cosa dire. Se mi guardo allo specchio, oscillo ancora tra un sorriso e una lacrima. Non mi chiedere adesso se mi va.
prova di restare. Ho bisogno di avere il coraggio di andare. E ti ho chiuso la porta, oscillo ancora, ma non voglio vivere a metà. E hai portato via i miei giorni migliori e trasformato tutte le mie gioie in dolori. Con gli occhi fatti di pioggia aspettavo una carezza in più. E mentre sto seduta a gambe strette sul cuore, capisco che amarti non è stato un errore. Coi sogni fatti di sole mi ritrovo una speranza in più. Non mi chiedere adesso di provare a capire. Tu non sei più lo stesso, io non so cosa dire. Se mi guardo allo specchio oscillo ancora tra un sorriso e una lacrima. Non mi chiedere adesso se mi va di restare, ma ho bisogno di avere. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. E bentornati carissimi amici all'ascolto di Vacanza alla Radio. Potete entrare in contatto con noi direttamente dal sito www.radiovacanze.com, ma è arrivato il momento di far parlare Enrico. Buonasera, ci sei? Pronti? Ci sono qui, prontissimo. Come va lì al villaggio Prenestino, i nostri vicini di casa cosiddetti? Ah, qualcuno si è affacciato, si sono avvicinati, hanno ascoltato, stanno ascoltando. Ci fa veramente piacere. Radio Vacanze farà compagnia a queste persone quando vogliono, direttamente dal sito, no? Come dicevi tu, ci sono più di 200 puntate, no? Voglia ad ascoltare, insomma, sono 200 e passa ora di trasmissione. Tu che come andate? Hanno qualche richiesta in particolare, basta telefonare Radio Vacanze e praticamente lì avranno tutte le risposte che cercano. Sicuramente sì. No, ma fa piacere questa iniziativa, questa possibilità che tu hai dato ai tuoi, diciamo, vicini di casa, perché in fondo è comunque un impegno, no? Voglio dire, mettersi la strumentazione e tutto pur di condividere un'ora di passione radiofonica. Eh sì, però il discorso è che qui tutti si affacciano e cantano felicità, cantano tutte le canzoni italiane e quant'altro. Noi abbiamo messo l'inno italiano, dopodiché siamo partiti con la trasmissione radiofonica. Abbiamo fatto compagnia anche noi in questa nostra realtà. Io ho detto che tu a breve farai i corsi di fotografia con cellulare, ti ricordi, ne vuoi parlare? Certo che ne voglio parlare, dunque sì, stiamo studiando e mettendo a punto tutta la meccanica, la tecnica per poter gestire questi mini corsi di fotografia con il cellulare, perché in giro si vedono tantissime cose, basta farsi un giro sulle pagine Facebook o sui social dove si vedono
fotografie di persone che sono state a New York, ma non si capisce. O sono, oggi sono al lago, ma non si capisce. E quindi, e quindi abbiamo interviene... pensato di dargli una mano a queste persone, non per farli diventare dei fotografi, però quantomeno per fargli capire come funziona un apparecchio cellulare per fare le fotografie e come si può migliorare tecnica, un pochino di luce, un pochino di espressività nell'immagine fotografica per far sì che questa possa diventare una gradevole alla vista. Ecco, non è cosa da poco. Bene Enrico, io ti lascio tornare al tuo supporto radiofonico della trasmissione e ovviamente tutte queste informazioni le trovano sulla pagina Facebook Le Foto di Enrico e quella di Radio Vacanze. Prossimamente, veramente a breve, tutta la didattica e gli appuntamenti, come ovviamente passerà questo momento molto molto particolare, no? Assolutamente sì, siamo un appello a tutti quanti, siamo a casa, qui ci stanno ascoltando ma dai balconi di casa propria, dai giardini delle proprie case, delle proprie abitazioni, per cui siamo a casa, va bene per tutti. Allora, noi, il nostro spot di vacanze alla radio e un abbraccio Enrico, ti ringrazio ancora una volta per il supporto tecnico che ci hai dato, un abbraccio a te e alla tua famiglia, ciao. Sempre a disposizione. Ciao Enrico. Grazie, ciao, buona serata. Vacanze. Ed eccoci tornati in diretta con noi, tra pochissimo la nostra amica l'archeologa Claudia di Archeogustus racconta gli aneddoti della cucina romana, i piatti e quant'altro. Ciao Claudia, benvenuta a Radio Vacanze. Stasera vedi ciao che giro tutti. Giro di ospiti, New York, il Giappone, che la Sardegna, che bella roba, via. È noi... bellissimo, infatti, diciamo che andiamo in giro un po' tutti grazie a questa radio, ci facciamo un po' un'idea di quello che possiamo fare anche dopo questa permanenza in casa. Come no, come no, intanto anche a te i saluti di Jasmine dal Cairo, è curiosa anche lei, è la nostra corrispondente al Cairo. Di vacanze egiziane, perché come sai Radio Vacanze ha un po' i contatti in tutto il mondo, ovviamente facendo questo per mestiere, questo, se facevamo i gelati conoscevamo i gelatai. Diceva questo. È vero, però mi piacerebbe anche parlare un pochino di quello che è il nostro paese, come no, che in questo periodo è diventato protagonista purtroppo di una situazione svantaggiosa dal punto di vista sociale, culturale, legato anche al turismo, perché siamo come bloccati. No. La botta l'abbiamo presa forte, io posso dire che comunque tu lo sai, abbiamo passato giornate intere a riproteggere passeggeri, a dare il nostro supporto fisico con tutti i colleghi, io Stefano della Camaleonte Viaggi di Milano e quanti altri, Enrico di Desio, la nostra amica Luisa di Toscanaccia, ci siamo dati un grande affare per dare una mano anche a chi non aveva prenotato in agenzia, però comunque diciamo abbiamo dato veramente veramente tanto e si è vista, devo dirti che comunque qualcuno ce l'ha riconosciuta e questo è importante. Infatti una signora, la vostra è una mission importante, mamma quella mia, di salvaguardare il turista, non è una cosa da poco. C'è stata una signora che ha detto a Stefano, che era Stefano del Camaleonte, che praticamente lui è stato membro del comitato permanente del turismo, che poi finito centenario non c'è stato più. Praticamente ha detto: adesso capisco perché mi chiedevi 20 euro per farmi il biglietto. E meno male che l'hai capito, gli ha detto Stefano. Ci sarà un motivo, insomma. Va bene, allora detto noi, raccontaci un po', tu sai che ti stanno ascoltando gli Enrico e i suoi vicini di casa del villaggio prenestino, no? Sì, lo so, infatti stasera ho preparato delle chicche carine da raccontarvi sulla cucina regionale antica di Roma, poi vi racconterò con calma. Sono qui. Però magari,
magari vi spiego un pochino qual è il mio progetto. Io mi occupo di divulgazione storica attraverso la gastronomia antica. Il mio progetto si chiama Archeo Gustus. Io sono archeologa e archeocuoca e ti ringrazio Gianluigi per questo spazio che mi stai dedicando, che stai dedicando al mio progetto, e proprio su questo tema che mi piacerebbe sviluppare altri punti, altri stimoli importanti per i turisti da sfruttare anche magari appunto dopo questo periodo di stasi. Certo. Mi veniva in mente oggi pomeriggio, mentre ripensavo a quello che potevo raccontarvi in radio, la storia di Tivoli, per esempio, visto che siamo in tema, che è strettamente collegata alla figura di Adriano, che è questo imperatore romano della dinastia degli imperatori chiamati adottivi, cioè era un imperatore che non veniva nominato per successione naturale, ma attraverso l'adozione da parte dell'imperatore che era in carica. E lui era un ammiratore del culto della bellezza greca, tant'è vero che nella sua villa aveva moltissime statue greche che poi hanno fatto sì che questa villa diventasse un vero punto di riferimento anche museale. Ma il punto che voglio sviluppare con voi stasera è qualcosa di diverso, qualcosa che riguarda l'enogastronomia e la ricerca enogastronomica antica, cioè le ricette legate alla regione, le regine di Roma, come le chiamo io, no? Sì. Che sono la carbonara, la matriciana, la cacio e pepe e la gricia. Questo è un tasto dolente anche per i più golosi. Molti non conoscono la storia di queste ricette. E quindi, se vi fa piacere, vi faccio un piccolo riassuntino molto sintetico di come nasce, per esempio, la matriciana e la gricia e di come nasce la carbonara. Hai 2 minuti tutti per te. Ma guarda, 2 minuti bastano e avanzano, perché a parte che mi è venuta una gran fame quando ho cominciato a fare una ricerca del genere, perché come puoi dire di no ad un piatto di carbonara? È impossibile. Per quanto riguarda invece la matriciana e la gricia, sembra che questa salsa, la matriciana, sia nata in un'osteria posta nel vicolo degli amatriciani, cioè tra Piazza Navona e Ponte Sant'Angelo, dove si teneva solitamente un mercato. E in questo mercato c'erano i sabini, che venivano chiamati in passato i grici, che vendevano i loro prodotti. E gli ossi di questo vicolo dei matriciani aggiunsero il pomodoro alla gricia, che era a base di guanciale, pepe e cacio pecorino. La salsa però è datata inizio 800, e questo non tutti lo sanno, quando l'uso del pomodoro cominciò a diffondersi grazie alla figura di uno chef famosissimo, Francesco Leonardi, che scrisse anche un ricettario del viaggiatore cuoco chiamato L'Apicio Moderno, dove raccontava proprio l'origine del pomodoro e come potesse essere abbinato ad una ricetta come la matriciana. Un'altra storia molto particolare è quella della carbonara. Tutti pensano sia particolarmente antica, in realtà è tra le più recenti, perché nonostante si rifaccia all'antico mestiere dei carbonai, che in Appennino passavano dei lunghi periodi a lavorare il carbone, la ricetta risale agli anni 40, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, e parte, diciamo, un'aggiunta che viene fatta alla cacio e pepe ova, e con il guanciale, che invece fu inventata proprio da un cuoco americano. Questi sono dei piccoli spunti che poi tratteremo nel programma che andrà in onda ogni giovedì alle 15 proprio su Radio Vacanze. Archeo Gustus, dalla storia alla tavola. Non togliete il tovagliolo, cioè si mettono a tavola all'una e si alzano alle 15:30 dopo aver ascoltato il Archeo Gustus. Cioè, mica è cosa da poco, insomma, no? Poi magari veramente inviteremo molti, come potrai scendere in passato questo momento, una bellissima festa qui nel piazzale di Radio Vacanze per la prossima primavera, con tutta la cucina di questa nostra... Ve la preparo fantastica. Io? No, io no davvero, io posso raccontarla in radio, ma preparare è un'altra cosa. Allora, io ti ringrazio tanto. Ti faccio gli auguri per il tuo programma. Esatto, sì. No, stavo vedendo, dico, ma l'ho caricato bene, sai com'è? Faremo un altro check prima che andiamo via stasera. Io grazie ancora, saluto a te, saluto la tua famiglia, un abbraccio, grazie a Carlo, e soprattutto un abbraccio al tuo amico a quattro zampe, perché voglio dire, non scordiamoci il cane, voglio dire, ci mancherebbe altro. Si chiama Nubi, cioè, tutto... mi piace molto, la cultura egizia, quindi... E allora ti metterò in contatto con... Ti metterò in contatto con Jasmine, va via, così sei a posto. Un abbraccio. Benissimo. Ancora a te, carissima, tante belle, grazie, cose, e io ti lascio con una splendida
canzone che non puoi neanche Veronica liberare di parole e cenere. Che ne pensi? Giustamente, finito tutto, non lasciamo niente. Un abbraccio, ciao! Ciao a tutti, ciao! Ciao. Lascia indifferente e mi chiedo poi che senso ha, se tra la gente mi distraggo nello sguardo di un passante, mentre lecchi i miei difetti non ti ascolto già. Vorrei dire che tu sei la metà dei giorni miei, che tra noi può ricominciare, ma la mente sembra sai trasparente. Sono ormai parole cenere. Non ho pietà, la verità dissolve i dubbi su di noi. E ora sei, sei come neve al sole. La verità non ha pietà, tra le incertezze emergerà. E così quel che resta tra di noi sono parole cenere. Braccia di un amante, tra discorsi come vele persi in alto mare, disobbediente, netta come il taglio di un diamante, mi riscopro nella mia integrità, mentre il tempo mente ormai, solo piave tra di noi, storie che ci vogliamo come neve al sole. La verità non ha pietà, tra le incertezze emergerà. E così sono rimaste tra di noi prime sparse. Ora dimmi che mi ami, che non vuoi altro amore che non sia noi. Ora dimmi che non vuoi altro tempo per decidere, ma poi forse sai che non ti ascolterò. Ed eccoci qua nell'ultima parte, bentornati con Gianluigi qui a Vacanze la Radio, e come sempre nell'ultima parte del programma io riservo le migliori chicche, e adesso ve ne parlerò con un carissimo amico Andrea Loreti, che ha un bellissimo progetto che segue veramente in una maniera, come posso dire, encomiabile, perché sono più delle volte che praticamente queste iniziative sociali hanno una, come posso dire, un merito particolare, perché sono rivolte alla gente, alle persone. Allora, Andrea Loreti, portavoce di Alberi in Periferia, qui a Vacanze alla Radio, per chiudere con me questa trasmissione. Ciao Andrea, benvenuto, come stai? Ciao a tutti quanti voi, benissimo, grazie. E l'hai visto, insomma, ci siamo divertiti, ti ho portato un po' a spasso per il mondo, però alla fine sono riuscito a farti venire in trasmissione.
un bel viaggio, grazie. Sono bravi, no, ma i corrispondenti sono bravi. Allora, alberi in periferia, un minuto e mezzo tutto per te, qui a Vacanza alla Radio. Bene, grazie intanto dello spazio. Guarda, Alberi in periferia è un progetto che nasce 6 mesi fa. Con un gruppo di amici ci siamo chiesti come poter dare concretezza all'impegno ambientalista, quindi ognuno di noi ovviamente nel quotidiano mette in pratica delle buone azioni per l'ambiente, come potrebbero essere la raccolta differenziata e così via, ma ci siamo chiesti cosa possiamo fare oltre a questo di concreto e tangibile, e quindi ci siamo detti piantiamo alberi, e piantiamoli nelle nostre periferie dove c'è maggiormente bisogno non solo di ripulire l'aria e di dare quindi un contributo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale, perché uno spazio verde più o meno abbandonato con dei bei alberi, soprattutto ora che è primavera in fiore, sicuramente viene ripulito e cambiato, cambia proprio totalmente aspetto. Esatto. Esattamente. Mi raccomando, intanto noi chiuderemo così noi i nostri interventi, ma tu mi raccomando, la prossima settimana torna con belle iniziative, belle carico, che apriamo invece la trasmissione insieme per raccontarne di più, me lo prometti? Molto volentieri. Che è una bella. Allora, io vi ricordo, carissimi amici, che Alberi in Periferia intanto è un'associazione di volontariato, dunque come si può aiutare in tutte le maniere possibili. Andrea, vuoi dare un attimo la pagina Facebook e i contatti della... Sì, assolutamente, grazie. Guarda, il nostro canale di comunicazione, la nostra pagina Facebook, che si chiama Alberi in Periferia, e quindi invitiamo tutti gli amici che ci ascoltano a andarlo a visitare, a mettere, certo, se vogliono, un bel mi piace, perché quello è l'unico modo che noi abbiamo per comunicare le varie attività che facciamo. Vabbè, adesso c'è anche la radio, dai, voglia, forza. Esattamente. Andiamo alla grande, ne faremo di belle cose per aiutare, dare un polmone verde, dare una bella vista e lasciare anche un mondo più pulito a chi verrà dopo di noi, che dici? Esattamente, questo è un po' il nostro obiettivo, lo cerchiamo fare con le nostre forze da volontari, come hai detto già giustamente tu, noi abbiamo già piantato 100 alberi in poco più di 6 mesi, però bisogno dell'aiuto e del supporto di tutti, e lo facciamo piantare altri 100. Allora ti dico, insieme lanciamo la sigla, 1, 2, 3, appuntamento a mercoledì prossimo, e sigla, dillo anche tu, sigla. Ciao Andrea, alla prossima, a mercoledì prossimo, ciao. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.